Speedy Carpi in questi ultimi anni si è impegnato parecchio sul discorso dei diritti nascosti e quindi abbiamo, diciamo, da alcuni anni fatto centinaia e centinaia di domande e abbiamo anche ottenuto ottimi risultati portando a casa oltre 100.000 euro. Il problema più urgente è che abbiamo una popolazione anziana che sta aumentando e quindi i problemi della sanità e assistenza sociale sono i problemi più importanti che dovremo affrontare. Abbiamo il problema delle risorse che devono essere destinate al Servizio Sanitario Nazionale e poi abbiamo anche una sanità territoriale che dalla pandemia in poi ha messo in evidenza alcune criticità, in modo particolare il discorso delle lunghe liste di attesa per avere le prestazioni. Poi c'è tutto il problema del pronto soccorso e i medici di famiglia, sono temi che vanno affrontati nell'immediato. Il nostro obiettivo è essere, diciamo così, sempre più vicini alla popolazione e in modo particolare alla popolazione anziana, forte difficoltà anche per effetto della digitalizzazione, dell'informatizzazione. Oltre a questo anche tutto il problema della non autosufficienza, tutto il problema legato anche ai servizi sociali. Noi abbiamo delle persone che sono sole, si rivolgono spesso e volentieri al sindacato pensionati. Questo però non può essere solo lo SPI a farlo, ma deve esserci anche una struttura pubblica secondo noi. Entriamo finalmente nella fase 2 del progetto Senior Coach, entriamo nel vivo, andiamo casa per casa a portare servizi. Abbiamo individuato le figure dei senior, una grande collaborazione e un grande grazie ovviamente a SPI perché è quello che ci permette poi di raggiungere i nostri potenziali utenti. Sentiamo un grande fermento, siamo convinti che questa fase avremo le risposte che ci aspettiamo. C'è un grande bisogno di benessere, di andare nelle case, non per stare nelle case, ma per riprenderci quella quotidianità che da troppo tempo ci è stata tolta. Le persone dimostrano anche interesse, vogliono capire sempre meglio ovviamente quali sono i servizi che abbiamo messo in campo. ASPE è stato nelle condizioni, attraverso anche il Senior Coach, di attivarli, per cui direi dalle prossime settimane la gente comincerà a vedere davvero i servizi erogati. Poi chiaro, sarà un progetto ancora da implementare e noi daremo anche il contributo necessario a svilupparlo ulteriormente. Abbiamo già iniziato a fare, insomma, le prime chiamate, si sente tanto interesse e partecipazione da parte degli utenti, quindi siamo pronti per iniziare a concretizzare un po' i servizi per rispondere ai bisogni che ci sono sul territorio. Ho avuto esperienze lavorative nell'ambito, insomma, dell'invecchiamento, però tutto ciò che è inerente più all'invecchiamento patologico. Questo invece è un progetto che proprio è orientato all'invecchiamento attivo, all'invecchiamento di successo e tutto quello che riguarda la prevenzione. Uno dei problemi principali che abbiamo riscontrato fino ad oggi è proprio un problema inerente alla solitudine e all'isolamento sociale e quindi una delle nostre sfide sarà creare nuovi contesti di socializzazione. Ciò che appunto è venuto a mancare negli ultimi anni, soprattutto il discorso è il contatto. Questo è un progetto che lavora sulla prossimità. C'è un bel proverbio africano che dice che è un bambino, l'educazione di un bambino dipende sicuramente da quello che è il villaggio. Questo vale ovviamente per tutte le fasce di popolazione che sono, tra virgolette, più fragili, quelle che hanno visto un po', si sono ritrovate in questi ultimi anni sicuramente più in crisi. Il progetto lo vuole lavorare in questi termini, vuole riportare questo contatto tra le persone, vuole riportare accorciare questa distanza che si è creata anche con tutti questi servizi online per ritrovare anche un po' la fisicità e la prossimità appunto del servizio.